Abbiamo cambiato modulo, ma penso che le caratteristiche siano le stesse. Che comunque prima giocavo con un centrocampo a 2, ora giocando con un centrocampo a 3, anzi sono un po' più libero di inserirmi e di andare a far gol. Quindi è cambiato poco da questo punto di vista. A centrocampo a 2, diciamo, devi fare un po' più copertura, comunque non hai quella cosa di poter spingere in avanti. E centrocampo a 3, avendo un riferimento che appunto è Andrea, sei un po' più libero di inserirti, fai degli inserimenti, di comunque farti trovare dentro l'area. Cioè, fondamentalmente cambia questo. Anche se comunque io come qualità, anche su centrocampo a 2, tendo un po' rispetto ad Andrea, tendo un po' più ad andare a inserirmi anche il centrocampo a 2. Ah, sicuramente se la squadra non segna non è solo un demerito degli attaccanti, ma come hai detto tu è un demerito di tutta la squadra. E comunque noi dobbiamo lavorare anche in allenamento per migliorare questa cosa, perché appunto dobbiamo mettere nelle condizioni gli attaccanti di poter fare gol, e sia gli attaccanti ma anche noi, perché comunque all'inizio tanti gol sono arrivati dai centrocampisti, quindi è una cosa che comunque sta mancando anche da parte nostra. Quando abbiamo iniziato giocavamo con centrocampo a 2 e non mi aspettavo di fare all'inizio, comunque con la Coppa Italia ho fatto 3 gol, però devo dire che comunque voglio incrementare questo bottino, perché comunque voglio arrivare a meno 5-6 gol. Ma intanto è una squadra che nelle ultime 6 partite ha fatto 5 vittorie, quindi è una squadra in salute, perché comunque viene da una sconfitta con la Ternana che non ha mai perso durante il campionato. Quindi non è facile. Noi speriamo, stiamo lavorando ancora di più per far sì di poter fare risultati anche fuori casa, che forse in questo momento è quello che ci manca, perché comunque dentro casa abbiamo un buon bottino. Ma sapete bene che comunque ci sono 7-8 squadre che comunque sono molto più attrezzate di noi, che comunque sono delle piazze importanti come Bari, Palermo, Avellino. Noi il nostro compito è quello di dare il massimo, di impegnarci sia in allenamento che nelle partite al massimo delle nostre potenzialità per far sì che comunque di arrivare, cioè di guadagnare ancora posizioni in classifica, perché noi comunque non ci accontentiamo sicuramente.